E poi la famiglia mi hanno detto che non ho lavorato. Così loro, non lo so se la mia pratica era chiusa o no. Io sono così aspettata da 2009. Quindi tu hai lavorato per una persona? Sì, quella persona è morta. E tu hai dato a lui i soldi per il tuo permesso di soggiorno? Sì, ho pagato veramente, sì. Quanto hai pagato? Quello di tasse, 500 euro. Sì. E poi ho pagato 2000 euro perché sono una mamma disperata. Sì. Io voglio il permesso per andare a casa a trovare mia figlia o a portare là, qua, stare con me. Perché non è giusto, da più di 3 anni che io sono qua senza mia figlia. Così io, ogni mamma deve fare qualsiasi cosa per sua figlia, per essere vicino. Ho fatto, veramente sì, ho pagato, ma invece quando lui è morto, loro non mi ha dato, mi ha detto di aspettare. Da 2009 io sto aspettando ancora. È incredibile, come si aspettare quasi 3 anni per permesso di soggiorno, senza lavoro, senza fare niente, perché io non posso lavorare, non posso fare, non posso avere anche medico, visitazioni medico, andare in ospedale. Come si fa a vivere senza permesso? Se tu vai in supermercato chiedi il permesso, se tu vai a fare qualsiasi cosa, loro chiedi sempre il documento di identità che io non ho. Ho fatto richiesta, io devo avere quello permesso, anche 6 mesi, 3 mesi. Ma stare così è difficile, anche è già difficile per quello che hanno permesso. Noi che non ce l'abbiamo è più difficile per noi, perché tu non puoi andare in giro. Come si fa a stare ferma dentro a casa? Perché se tu vai fuori la polizia si trova, ti dà il foto di espulsione subito. Tu non hai mai avuto questo problema con la polizia ancora? Ho già avuto, dopo il mese scorso. E cosa è successo? Che mi ha trovato, ho dato questo, allora mi ha detto no, così mi ha fatto un prodotto, mi ha dato foglio di via da andare via. Ma ho già pagato questo soldi, per aver, se da 2009 mi hanno dato il permesso, adesso deve essere sistemato. E dopo che ti hanno dato questo foglio di via, tu a chi ti sei rivolta? A loro, questo antirazzismo. Razzismo stop? Sì, perché non ho capito qua in Italia, è davvero qualcosa strano che... Cioè, hanno chiesto questa cosa, paga, trova padrone, invece tanti di noi non è soldi da mangiare, invece abbiamo cercato questo 500 euro per fare questo permesso, perché è importante per noi, anche così tu puoi viaggiare, certo. Tu puoi lavorare. Puoi tornare da tua figlia e ritornare anche, in Italia. Anche per portare qua, stare con me. Sì. Ma non posso, non ce la faccio così, come si fa senza permesso? Quindi tu non hai un lavoro adesso? No, come si fa? Tu non puoi lavorare, con questo carta tu non puoi lavorare anche qua. Per qualcun'altra. Così era come chiuso in bottiglia. Tu non puoi uscire, resta dentro è problema anche. Con questo io ho già cercato lavoro, nessuno vuole prendermi con questo. Così siamo qua per chiedere. È il nostro diritto di avere, perché siamo qua, non è arrivato a fare il clandestino per me, perché c'è tanti italiani in mio paese, loro vivono come re là, Loro non è problema di documento, anche tanti di loro non hanno più documento, ma loro ancora là, nessuno ti disturba. Come mai qua? Noi è un problema per noi, non è giusto, perché c'è tanti italiani fuori anche. Secondo me 50 anni fa italiano era come Africa, che viaggiano tanto, perché adesso è diverso, era come noi, abbiamo commesso un crimine, perché abbiamo andato in un altro paese a vivere meglio. Non è un riato di essere immigranti o di essere clandestino.